Comincio col dire che chiaramente leggeremo il rapporto con molta attenzione. Io da vicepresidente di attività produttive ogni giorno mi confronto con imprenditori e associazioni di categoria. Giusto questo weekend, ad esempio, mi trovavo a Mantova a parlare con Confartigianato e quindi questi temi erano all'ordine del giorno e ci sono dei punti sui quali dobbiamo discutere e ci sono dei punti anche apprezzati, però questo lo vogliamo dire. Infatti io di paralisi non parlerei. Ad esempio i piccoli imprenditori sono molto felici del fatto che noi abbiamo iniziato a fare la riforma fiscale partendo dalle agevolazioni per i piccolissimi professionisti. Detto questo, ci sono tutta una serie di cose che io ritengo non nuove nello scenario economico e produttivo. Il fatto che gli italiani siano dei risparmiatori piuttosto che degli investitori, i dati non sono chiaramente nuovi in questo senso. In tema di calo di investimenti privati, personalmente mi occupo di innovazione tecnologica. Sino ad oggi nell'innovazione noi siamo indietro di 10, 20, 40 volte rispetto addirittura alla Spagna, se non alla Germania e alla Francia, per non parlare del Regno Unito. Per quanto riguarda la domanda interna, anche è un dato purtroppo non nuovo, ci arriva anche dagli altri anni, il fatto che il paese è cresciuto in termini economici anche e soprattutto per le esportazioni con deficit sulla domanda No, interna. io però a questo Chiaramente, punto no, devo. se Sì. posso solo chiudere, chiaramente noi guardiamo tutti questi scenari e a questi dati anche considerando le preoccupazioni che arrivano dall'esterno, quindi la guerra dei dazi, il problema della Germania, il settore dell'autoveicolo, però ci siamo, cerchiamo di condividere il più possibile con le associazioni di categoria e con gli imprenditori, ma l'azione di governo è già in questo senso. Io ho nominato ad esempio l'avvio della riforma fiscale, adesso parliamo di sblocca cantieri e decreto crescita che daranno sicuramente un buon impulso al sistema produttivo.